Una vita intera dedicata all'arte, un viaggio avventuroso in cui non si conosce la meta e si percorre una strada senza fine. Tante le difficoltà, poche le fermate. Dove scendere non è concesso quasi mai. Un percorso nel quale in sostanza si ha solo un'unica certezza. Quella che comunque il viaggio si deve fare. È il 1960. In Italia sono gli anni del boom economico. A Genova, il 12 settembre, nasce Claudio Rolfi, il più piccolo di tre fratelli. Il padre Giorgio, di mestiere proiezionista cinematografico, e la madre Maria Luisa, casalinga, per motivi di lavoro, a solo un anno dalla nascita, trasferiscono la famiglia a Torino, città nella quale il padre inizierà la sua carriera televisiva come aiuto regista pubblicitario. A Torino Claudio resterà sino all'età di 18 anni e lì inizierà il suo percorso artistico. L'interesse per il disegno e la pittura è precoce e infatti già all'età di 13 anni è affascinato dall'idea di potersi esprimere utilizzando il disegno e i colori. E sarà proprio così, con dei colori ad olio acquistati in un negozio vicino a casa, che inizieranno quasi per gioco i primi tentativi di pittura.
È proprio così che ho incominciato a dipingere, perché ho visto un giorno in un negozio di colori vicino a casa una cassettina di legno piena di accessori per la pittura, pennelli, tubetti, tutta una serie di cose che mi hanno fatto venire il desiderio di provare a dipingere, di provare a fare il pittore. E allora sono andato da mia mamma e le ho chiesto di comprarmi i colori ad olio. E mia mamma, che era una donna intelligente, una donna preparata, mi ha secondato, mi ha dato qualche soldo, ma non tanti. Così mi sono comprato qualche tubetto, qualche pennello e ho incominciato ad usare i colori a olio. È stato molto difficile all'inizio, perché i colori non era semplice utilizzarli. Io poi non avevo nessuno che potesse darmi un consiglio su come utilizzare i colori, però nonostante questo piano piano sono riuscito anche a avere dei risultati, e poi mi è piaciuto, è diventata una cosa che mi prendeva le giornate, mi faceva passare il tempo, e comunque è così che ho incominciato a dipingere. Un giorno, sfogliando un libro di scuola, nota un dipinto che raffigura una natura morta. Non conosce quasi nulla dell'arte, ma ne rimane affascinato. Non aveva mai visto nulla di simile. Ragazzino qual era, non poteva certo sapere che quel dipinto era l'opera di uno tra i più importanti maestri italiani del Novecento, Giorgio Morandi. Così cerca di ripetere quel dipinto copiandolo su di una tavoletta di legno. Il risultato è discreto e ne sembra soddisfatto, anche se comunque si rende conto che si tratta solamente di una copia. Per questo motivo, dopo aver cercato in casa una bottiglia, una scodella e altri oggetti, e dopo averli accuratamente posizionati su di un tavolino, li dipinge dal vero cercando di ripetere lo stile di Morandi. In questo libro che trovai l'immagine di quella natura morta, fu come scoprire un nuovo mondo. Quella sintesi così perfetta mi fece capire che da quell'artista, col tempo, avrei imparato veramente molto. Col passare del tempo, il suo interesse per la pittura si fa sempre più forte. Quello che era nato quasi per gioco diventa un impegno costante, tanto da farlo rinunciare a volte ai divertimenti tipici dei suoi coetanei. Nelle giornate di freddo, in cui non può uscire per andare ai giardini e giocare al pallone, rimane in casa a dipingere, e lo fa con costanza per ore ed ore, perdendo quasi la cognizione del tempo. Terminata la scuola media, frequenta il liceo artistico a Torino e, grazie alla guida di validi professori, la sua pittura diventa giorno dopo giorno sempre più matura e assume una propria personalità espressiva. A questa crescita artistica contribuiscono anche le frequenti visite alla vicina Galleria d'Arte Moderna, dove, guardando dal vero le opere di Felice Casorati e altri artisti, impara a capire meglio l'arte. Ricordo che venivamo sovente con i compagni di scuola qui alla Galleria d'Arte Moderna. Venivamo qui, passavamo addirittura i pomeriggi a guardare i grandi artisti dal vero. Ci faceva sentire dei grandi artisti anche a noi, ci dava una forte carica emotiva. Nel 1978 soggiorna per un periodo a Parigi insieme ad un amico pittore e rimane affascinato dall'atmosfera d'arte che si respira in tutta la città. Frequenta i tipici caffè nei quali un tempo si ritrovano gli artisti. Passa intere giornate a Montmartre con i pittori di strada, ammira i capolavori degli impressionisti e le opere di Picasso al Grand Palais, visita il Louvre, grande Olimpo dell'arte antica, e poi la Tour Eiffel, simbolo di Parigi e della grande esposizione universale. Qualche anno dopo visita Venezia, Firenze, Roma, dove studia i dipinti dei grandi maestri del passato e del Novecento italiano. Ogni giorno che passa la pittura richiede un maggiore impegno e una continua ricerca. Per questa ragione la strada artistica si fa per lui sempre più difficile e incerta. Un caro amico di famiglia, Bruno Domeneghini, regista e pittore, gli starà vicino dandogli le giuste motivazioni e i consigli per continuare a credere nell'arte, e facendogli da maestro spirituale lo aiuterà a superare quei momenti difficili. È l'anno 1979. Terminati gli studi, si trasferisce con i genitori a Mondovì, cittadina nella quale la famiglia paterna ha storiche radici. Abituato alla vita caotica della città,
trova in provincia, nel silenzio e nella pace della campagna cuneese, il giusto equilibrio per dipingere. Complice una delusione d'amore giovanile e la lontananza dai suoi amici e compagni, vive quel periodo quasi isolato, come in una sorta di ritiro spirituale. Si dedica per qualche anno esclusivamente alla pittura, realizzando nature morte e paesaggi ispirati all'arte di Felice Casorati e Carlo Carrà. Per questo, nel 1981, dopo tanto lavoro e impegno e a fronte di buoni risultati ottenuti, nasce in lui la volontà di esporre le sue opere per potersi confrontare per la prima volta con il pubblico. Stati gli anni più belli della mia vita in questa casa in campagna. La pittura mi ha dato molto, mi ha aiutato a migliorarmi ed ero sereno, dipingevo tanto e volentieri e lo facevo in quello studio lassù, quella finestra in alto. Lì vedevo il trascorrere delle stagioni, ho visto l'ingiallirsi delle piante, l'arrivo dell'inverno, ho imparato a conoscere quando sarebbe arrivato il vento e la pioggia. In città dove abitavo prima non si vedevano queste cose. La città non ti permette di conoscere il cambiamento delle stagioni. Qui tutto era vivo, tutto era natura, il contatto era diretto. E qui ho imparato a conoscere, a capire l'arte più di quanto avrei fatto in qualunque altro luogo. Negli anni 90, all'età di 30 anni, raggiunta la maturità personale e artistica, consapevole delle sue capacità pittoriche e carico di estro e di idee, dà nuova vita alle sue opere. Si dedica principalmente allo studio del paesaggio che realizza in modo materico e quasi monocromatico, in cui il verde è il colore predominante. Quella particolare ricerca dura solo qualche anno. Poi viene abbandonata. Lentamente il verde che tanto dominava le sue opere svanisce, lasciando soltanto tracce leggere del suo passaggio. Al suo posto, col tempo, prenderanno vita colori caldi e luci dorate, che daranno alle sue composizioni e ai paesaggi un'atmosfera in bilico tra il realismo magico e la metafisica. Dopo anni di mostre locali, nel 2002, grazie all'amicizia nata con Piero Borello, editore, estimatore e mecenate, che curerà personalmente la stampa di tutte le sue pubblicazioni, avrà la possibilità di partecipare ad un'importante mostra a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Un evento di grande rilevanza nazionale, in cui si troverà a partecipare con importanti artisti. Da quel momento, per diversi anni, sarà un susseguirsi di esposizioni e di collaborazioni con case d'arte e gallerie sino al 2010. Ho conosciuto Rolfi perché noi avevamo bisogno di un illustratore per le nostre riviste e i nostri libri. Abbiamo intravisto che poteva diventare veramente un grosso personaggio artistico. In seguito poi Rolfi è diventato Claudio. È diventato Claudio perché l'amicizia incominciò e abbiamo fatto insieme delle cose fantastiche a Roma. Lui veramente ha fatto un percorso importante e che spero continui da adesso in poi ancora più elevato.
Questa è la mia soddisfazione personale. Grazie a un amico comune ho conosciuto il maestro Claudio Rolfi e capì subito che ero di fronte veramente a un artista con la maiuscola, e da lì nasce questo nostro rapporto non solamente di amicizia ma di lavoro. Tra la creazione di un'opera e l'altra ci sono lunghi momenti di riposo e riflessione che possono durare anche giorni. Così l'artista si dedica con costanza alla sua seconda passione, la scrittura di poesie, da sempre peculiarità di famiglia, tramandata come un'eredità di padre in figlio. Claudio Rolfi, pittore, racconta l'arte con l'arte stessa della sua poesia e nei versi La stanza del pittore, dal libro di padre in figlio, definisce in modo intimo il suo studio, chiamandolo la mia stanza. La mia stanza s'accende all'ora del tramonto. Si illumina di giallo e di calore, ma tutto dura un attimo soltanto. Quel sole che faceva la magia sparisce dietro ai tetti delle case, lasciando solo ombre e nostalgia. La grande solitudine massale, calando inesorabile la sera. La stanza resta vuota e senza vita, e sento che svanisce l'atmosfera. Pensandoci, qualcosa mi consola. Quel sole, che sparisce dalla fronte e lascia solamente un nodo in gola, andrà ad illuminare altre mille stanze al di là dell'orizzonte. La spatola lascia scia di colore che, raggrumandosi, creano trame di materia nelle quali si formano anfratti. Una volta asciutto lo spesso strato di colore sottostante, si passa al pennello che, colorando la superficie solo sulle parti in rilievo, ne evidenzia le forme. Così l'opera, che nasce come una matrice figurativa, pare trasformarsi in pittura informale, una realtà nella quale la figurazione subisce un mutamento inaspettato, dando vita ad una sorta di realismo sintetico. Mi piace sovente riprendere i soggetti, magari a distanza di tempo li vado a ripescare. I miei soggetti sono comunque cose che mi piacciono realmente nella vita, che mi danno qualcosa, che mi raccontano qualcosa, come le scodelle, questo senso materno che ha la scodella, questo senso di raccolta, come le due mani unite. Nella mia pittura cerco di realizzare con una tecnica in certi tratti informale, una pittura comunque figurativa, che parte da un disegno semplice, quasi una scusa per poter mettere il colore. E poi le superfici a volte le rendo più vissute, con degli schizzi, con delle colature, e cerco di violentare il colore con la spatola, di graffiarlo, di segnarlo, per dargli una sua vita personale. Come in questo caso, la spatola lascia dei segni molto incisi che io vado poi a rivelare con il pennello sulle superfici, quindi cerco di tirar fuori questi spazi e questi graffi che vengono rivelati dal pennello. Quando
guardo i quadri di Claudio, vedo rivivere la grande tradizione del Novecento italiano, la lezione della metafisica, che però lui riesce a rendere contemporanea grazie alla sua maestria. E non è un caso se i suoi lavori, come queste mongolfiere che continuano spesso a volare sui cieli di Mondovì, siano oggi anche le scenografie di un'importantissima trasmissione televisiva. Oggi la sua pittura racconta principalmente il volo di rarefatte simboliche mongolfiere bianche che si liberano in un cielo ricco di materia o fatto con carta da pacco, la cosiddetta carta povera, alternata a ritagli di giornale, dove la spatola e il pennello lasciano a tratti esiti di colore bianco e azzurro. È un mondo sereno, ma nel contempo anche enigmatico, dove l'atmosfera struggente della luce metafisica si unisce alla moderna gestualità del segno e delle colature, dando vita ad una perfetta simbiosi cromatica.